a parlare in pubblico, ma in questo momento mi trovo in difficoltà perché sono sopraffatta dalle emozioni. Da quando sono arrivata, abbiamo tagliato il nastro e tutto quello che abbiamo vissuto insieme oggi fino a quest'ultimo video, ogni intervento, ogni parola, ogni fotografia, ogni ricordo ha toccato corde profonde. È bello ancora emozionarsi, molto bello. Io ho pena per chi non si emoziona, però certo emozionarsi troppo poi un problema. Io vi ringrazio sentitamente di vero cuore per l'opportunità che mi è stata data oggi, che è quella di ricordare mio padre, ma insieme a questo è ricordare i personaggi, la storia della destra comisana, è ricordare attraverso di loro la storia di una comunità in cammino. È anche un passaggio di testimone rispetto a chi è più giovane di noi, a chi magari tante storie, tante vite, tante facce direttamente non le ha conosciute, eppure ha imparato ad amarle. Grazie a chi ha raccontato e ha reso partecipe e ha fatto comunità. Ha fatto comunità e ha trasmesso un'idea, ha contagiato con il proprio entusiasmo. E allora voglio anche cominciare da alcuni ringraziamenti. Il coordinatore provinciale che è scappato per la consegna delle liste perché siamo in campagna elettorale, il mio amico Ciccio Rizzo con cui abbiamo condiviso, anche se lui era più giovane di me, ma abbiamo condiviso intere generazioni di rautiani un po' marginalizzati ma mai sconfitti, che hanno passato il tempo a studiare e a fare politica anche quando magari qualcuno non capiva quale fosse il nostro messaggio e forse neanche a capire per intero il nostro maestro. Voglio ringraziare Giancarlo Scrofani che con la sua attivismo, militanza e innata simpatia. E voglio ringraziare Marilena e con lei ringrazio anche il responsabile regionale del Dipartimento, tutte le rappresentanti provinciali del nostro Dipartimento per l'Opportunità Famiglia e Valori Negoziabili. Chiedo loro scusa se io non parlerò oggi del Dipartimento, ma creeremo per questo altre occasioni. Oggi inauguriamo una sezione, inauguriamo, dovrei dire, un circolo, ma io sono cresciuta entrando in una sezione, quella a Valduina a Roma, quando avevo 9 anni e mezzo, mi portava mia sorella, che allora ne aveva 14, dicevamo a mia mamma che andavamo in piscina, invece andavamo in sezione, ma io ero talmente piccola che non ebbi due compiti. Uno, quello di fare un po' di pulizia, l'altro di arrotolare i manifesti. Ho imparato perfettamente a fare la bacchetta e arrotolare. La mia fortuna è che non ho mai smesso né di arrotolare né di attaccare, e almeno 2 o 3 volte l'anno ancora esco a attaccare, non ho mai imparato a fare la colla, ma attaccare ho imparato, e quindi per me sono sezioni. Quindi dicevo, oggi noi inauguriamo diceva il nostro attivissimo e simpaticissimo, bravissimo Biagio, che ha vivacizzato e anche, come dire, tenuto in mano tutta la giornata. Siamo qui per vivere insieme un viaggio, e in effetti questo è un viaggio quello che abbiamo fatto insieme da questo pomeriggio fino adesso, e direi che questo viaggio racconta idee che camminano. Idee che camminano, che sono le idee di una comunità, e sono le idee che, scusatemi, sono quelle che hanno sempre mosso il mondo e che continueranno a muovere il mondo. E in quel libro, citato anche da Ciccio Rizzo, le idee che mossero il mondo, naturalmente ci sono, come dire, forse principi che possono essere stati superati dal tempo, ma vi assicuro che la stragrande maggioranza di quelle righe
sono valide ancora oggi e ci consentono quantomeno di capire il presente, che in quel libro fu anticipato, e anche di interpretare il futuro, ma soprattutto ci consentono, analizzando le civiltà del passato, a capire qual è la strada maestra da seguire e non perdersi. Ecco, queste... qual è il perimetro della strada maestra? È quello che oggi è emerso dalle parole di tutti, da ogni foto, da ogni ricordo. Il perimetro della strada maestra è disegnato dal senso di appartenenza alle proprie radici, la propria provenienza, la propria origine, la propria nascita intanto patriottica, ma anche la propria nascita ideale, che è quella che si sceglie, la nascita politica, che è quella che si costruisce. Insomma, in una parola più forte e unica, la nostra identità. Quella che nel discorso di mio padre che abbiamo appena ascoltato, lui ha chiamato specificità, quello che ci rende differenti dagli altri. E poi ha precisato se stesso è un concetto dicendo la nostra diversità. Ecco, io penso che anche questo sia un elemento di perimetro. E questo elemento di perimetro è quello che tiene insieme una comunità in cammino, ebbene, una comunità che ha conosciuto tante diaspore. Quale mondo politico non ha conosciuto? Ma la differenza tra noi e gli altri è che dunque noi siamo andati, anche dopo le diaspore, abbiamo sempre saputo conservare qualcosa dentro di noi che ci ha reso diversi da tutti gli altri che si sono persi. Perché il tema delle radici e dell'identità è troppo profondo. Noi conciliamo troppo e fino in fondo con la nostra idea è smarrirci. Possiamo andare a ricoprire incarichi istituzionali, possiamo andare a ricoprire incarichi di governo, possiamo non andare a ricoprire nessun incarico, fare i militanti puri. Possiamo andare a assumere un lavoro, fare una famiglia. Qualsiasi cosa noi facciamo, la facciamo secondo quella diversità che ci contraddistingue. E di questo dobbiamo andare sempre orgogliosi. E anche rispetto a quelle diaspore, ma anche rispetto alla dialettica interna che è regnata nel movimento sociale, lo sanno tutti. Però era una dialettica interna in fase congressuale. Dopo il congresso, chi aveva vinto e chi aveva perso si era tutti insieme dalla stessa parte, e quella parte era il partito. E quella parte era il movimento sociale. Claudio e Mirante hanno discusso sempre, ma non sono mai stati nemici. Sono stati lealmente e dialetticamente presi da un confronto di visioni, di idee differenti, ma con la stessa fede. Vi racconto un aneddoto. Nel 1972, contestualizzate quel momento di allora, ci sarebbero state le elezioni politiche. Almirante disse: Rauti deve essere candidato. Rauti allora era sicuramente un uomo di partito, ma Rauti allora era anche un giornalista del tempo, il quotidiano di Angiolillo, che non era esattamente proprio un quotidiano, insomma, di destra. E qualche mese dopo mio padre venne arrestato con un'accusa terribile, che fu l'inizio di una persecuzione giudiziaria, che peraltro, devo dirlo, si è conclusa in quella fase, ma è continuata in realtà per tutta la vita, perché poi sono arrivate altre accuse, sempre infamanti, fino a pochi anni prima, un anno e mezzo prima, per esattezza, della sua scomparsa, 10 anni fa. Quindi mio padre è stato perseguitato ingiustamente dal 1972 fino a poco tempo prima di scomparire, con accuse diverse, dalle quali sono sempre assolto. I denigratori amano ricordare le accuse dimenticando le sentenze di assoluzione, bisogna sempre ricordarglielo, ma questo nella storia c'è, per fortuna è scritto ed è rimane. E allora, con un'accusa infamante, quella della strage di Piazza Fontana, di essere, attenzione, lo voglio dire, l'esecutore materiale in quel caso, non il mandante, l'esecutore materiale, mio padre venne arrestato
io e mia sorella, che vedo soltanto adesso, che è seduta in fondo, mia sorella Alessandra, io e mia sorella tornavamo a casa da scuola, trovavamo a casa delle persone appunto che erano venute ad arrestare papà con questa accusa, e lo portarono via e iniziò la sua detenzione. Almirante mantenne fede alla sua promessa, e benché il rabbi fosse un suo, se volete, antagonista interno, mandò un notaio in carcere per validare la firma di Dobare, la sottoscrizione della sua candidatura alle politiche del 1972. Mio padre venne candidato in carcere, la campagna elettorale fu fatta dai comitati perfino fraudi, ai quali partecipò anche mia madre, anche io e mia sorella, che avevo 9 anni, quindi naturalmente una bambina, ma ricordo molto bene, perché poi i traumi sono quelli che ovviamente si ricordano, come dire, per sempre. Facevo la campagna elettorale, venne fatta la campagna elettorale per un uomo innocente, ingiustamente detenuto. Mio padre fu rilasciato pochi giorni prima delle elezioni. Almirante prese la macchina, gli andò, la liberazione fu una notizia improvvisa. Anche noi a casa improvvisavamo un piccolo rinfresco, che peraltro è una delle foto che scorre anche in quel video. Almirante prese la macchina, mio padre era detenuto a San Vittorio a Milano, gli andò incontro a metà strada per caricarlo e portarlo a Roma. E chiaramente avvertendoci che ci pensava lui di aspettarlo a casa. Mio padre aveva una camicia che era, gli restituirono la camicia con cui era stato arrestato, che naturalmente era una camicia, come dire, che, con la quale non ci si presenta in pubblico, e Almirante fece una deviazione, invece di portarlo a casa subito, lo portò a casa sua, e Donna Assunta, che mi ha ricordato lei in questo particolare, non tantissimo tempo fa, gli diede una camicia pulita e poi lo portò a casa da sua moglie, dalle sue figlie e dagli amici che lo vennero a salutare nel 1972. Qualche giorno dopo si votò, mio padre ebbe oltre 100.000 preferenze, una cifra enorme per quei tempi. Lo votò non solo il nostro popolo missino, ma lo votarono anche persone che forse nel movimento sociale magari in quella fase non avrebbero votato, ma lo fecero perché capirono che un uomo onesto, un innocente, veniva ingiustamente coinvolto, accusato della peggiore delle accuse, quella di strage, perché si voleva colpire un simbolo, perché si voleva colpire un'idea, perché si voleva colpire un partito che stava crescendo e che prendeva consenso e lo strappava evidentemente ad altri partiti. Vedete, questo lo dico, ma gli aneddoti sono tantissimi, perché la nostra storia è una storia infinita. E per raccontare che veniamo da lontano, e chi viene da lontano non può mai dimenticarsi del cammino che ha percorso, solo chi fa le scorciatoie, chi va in elicottero, non chi va a piedi e fa percorsi lunghi. Chi va a piedi e fa percorsi lunghi non dimentica da dove viene. Qualunque sia la sua origine, se la porta dentro, se la porta addosso. Può declinare poi la sua personalità, la sua professionalità, la sua vita in mille luoghi, in mille modi, ma se è capace di restare in fede a se stesso non si dimenticherà da dove viene, non avrà la nostalgia delle radici, perché quelle radici riuscirà a metterle in ogni passo. E allora, tornando al perimetro, radici, identità, comunità, l'idea di Europa che certamente non è stata quella realizzata poi dall'Unione Europea, ma i più convinti europeisti siamo stati proprio noi, i primi a immaginare un'Europa fondata sull'identità dei popoli, sulle piccole patrie, sulle tradizioni, sui valori, sulle identità, su quelle specificità e quelle diversità che caratterizzano i popoli europei, ognuno con le sue caratteristiche, con la sua lingua, con i suoi dialetti, con i suoi riti, con la sua cucina, con la sua cultura locale. Ecco, tutto questo per noi era e è il patrimonio
patrimonio dell'Europa dei popoli. E con questo, questa architettura, naturalmente per noi era fondamentale, resta fondamentale il concetto di sovranità nazionale, il concetto di interesse nazionale. Ed è così che ci piace, o meglio ci piacerebbe stare in un'Europa che rispetti la sovranità nazionale, che rispetti l'identità dei popoli che la compongano, che la smetta di passare come un rullo compressore sopra l'identità e sovranità dei popoli. E forse siamo stati in questo i più moderni, perché la nostra battaglia ideale, ieri come oggi, e direi come sempre, è sempre stata quella di questo perimetro che ho cercato di descrivere contro che cosa? Contro la globalizzazione, contro l'annullamento dell'identità, contro il nichilismo, oggi diremo contro l'ideologia gender, ovvero tutto ciò che vuole imporre il neutro, l'indistinto, il fluido, perché le identità fanno paura, perché le identità sono forza, perché l'identità ti danno coraggio, il coraggio ti manca quando non hai identità. E allora lo sforzo mondiale che si ripropone ogni volta con una faccia diversa ma con uno stesso identico scopo, che è quello di annullare l'identità, che è esattamente lo stesso per il quale si buttano giù le statue e la chiamano cancel culture, d'accordo, chiamiamola come volete, ma è sempre la stessa volontà di annullare le identità, la storia, le radici, l'appartenenza, insomma, in una parola, il non perimetro dal quale noi veniamo, valori, tradizioni. Più di una persona ha richiamato anche quella nostra, come volete dire, la mania di studiare, sì, la mania di studiare. Io me la porto ancora appresso, e anche i colleghi al gruppo mi prendono un po' in giro. Sì, è vero, noi laudiani abbiamo questo difetto. Non smettiamo mai di studiare, perché c'è sempre da imparare. E quando cominciamo a fare politica, dobbiamo fare i corsi di formazione. Io ho trovato il mio primo incarico in giunta provinciale del Fronte, a Roma, e io i punti di riferimento, le nostre letture, qual era in una parola la nostra visione della vita e del mondo, quella che ci distingueva da tutti gli altri, che era il motivo per entrare nelle nostre sezioni, scegliere allora di rischiare anche la vita per stare o da una parte o dall'altra. Non è cambiato molto, perché anche oggi bisogna fare una scelta. O si sta da una parte, o si sta da un'altra. O si porta avanti quella visione della vita del mondo, o si soccombe, o ci si arrende, come diceva Mino Rauti. Ecco, noi siamo quelli che non si sono arresi, ma più di noi i nostri padri, più di noi i nostri nonni. Anche qui avete raccontato la storia di persone che la destra qui in provincia l'hanno tenuta in piedi con le loro mani quando non era facile, quando erano anni in cui scontavi di essere di destra, lo scontavi nel lavoro, lo scontava la tua famiglia, eppure lo facevi. Ecco, noi a quelli dobbiamo pensare nei momenti di dubbio o di difficoltà, perché noi siamo quelli che hanno un compito, quello di ricomporre la distanza tra popolo e politica. Noi siamo quelli che devono ricucire le smagliature sociali. Noi siamo quelli che devono cancellare le fratture sociali. Noi siamo quelli che devono dare l'esempio migliore della politica. Noi siamo quelli che devono con fierezza dire: io vengo da lontano ed ho un progetto perché amo la mia nazione,
io vengo da lontano perché voglio disegnare il futuro e il mio destino si chiama patria. E noi abbiamo tutte le coordinate culturali, politiche, intellettuali per argomentare tutto questo e per sostenere tutto questo. Certo, noi non siamo però né gente da museo, né passatisti, né tantomeno noi dei nostalgici. Noi siamo persone che devono rielaborare tutto questo patrimonio culturale ideale e avere la lungimiranza di intercettare i nuovi bisogni, le nuove emergenze che purtroppo sono tante, tutte le sfide della contemporaneità, della postmodernità, con le sue enormi ingiustizie. Ecco, noi siamo quelli che devono cercare in quel giacimento culturale dal quale veniamo anche quelle risposte che in quel giacimento non ci potevano essere, che sta a noi provare a individuare, maneggiare, rielaborare anche intellettualmente per dare risposte ad un presente incalzante e per disegnare un futuro. Vedete, quest'anno sono i 10 anni della scomparsa di mio padre, a novembre saranno i 10 anni. 10 anni sono un attimo, 10 anni possono sembrare un secolo, dipende sempre dai punti di vista. Ognuno ha sicuramente la sua percezione del tempo rispetto a questi fatti luttuosi, ma quando Ciccio Rizzo mi ha fatto venire i brividi, ricordava il funerale di papà, quelle interruzioni, il fatto di riportare l'ordine perché eravamo in chiesa, perché comunque noi il funerale a Pino Rauno dovevamo celebrarlo e la gente era venuta da tutta Italia per salutare Pino Rauti, che è stato il maestro di molte generazioni, mai un cattivo maestro, ma un maestro, un leader, un uomo carismatico, anche capace di fare, diciamo, politica in senso di partito, un intellettuale, un giornalista, un pensatore, tante cose. Io ricordo anche la campagna elettorale delle amministrative in Sicilia, quando mio padre era segretario, e tra le tante iniziative facevamo un pullman di sole donne che attraversava la Sicilia. Ricordo anche che in quel contesto ci intrufolammo in un albergo e impedimmo uno dei primissimi, credo, non comizi perché eravamo in un hotel, i Bossi. Sbarcava a Bossi in Sicilia, noi ci facevamo trovare, entrammo alla spicciolata e poi quando loro cominciavano a parlare noi tiriamo sullo striscione, naturalmente venivamo tutti a denunciare, ma cosa. È un'altra storia, ma per dire che fu molto divertente. Il resto